dentro non mi servirà. Qualcuno voleva entrare. Ha distrutto la sporgenza per liberarsi della porta. Allagamento rilevato. Evacuazione consigliata. Bacino di piena compromesso. Il bacino di piena è gran fracasso. Sembra un centro di controllo. Ma che cos'è che ha fatto fluire l'acqua? Ok, allora come vogliamo far partire questa cosa dell'addio? Potremmo essere le ultime persone a vedere questo posto. Già. È di questo che parla la canzone, sai? Un'altra interfaccia olografica. Deve essere un codice. Forse dovrei esaminare tutti gli oggetti dell'area. Avaria torre di aspirazione. Sistemi di drenaggio offline. Non sembra una buona notizia. Pare che la struttura sia allagata. Com'è successo? Da qui dovrei riuscire a spegnere questo posto. Ah, qualcuno ha fatto un disastro. Se avessi le parti giuste, potrei farlo funzionare. E da poco anche. Stai bene? Tu non hai idea di quanto mi hai fatto felice. Ho creduto che il mio fuoco fosse estinto. La mia forgia fredda. Ma no, no. Non il vecchio Gilden. Prego. Aspetta, comincia dal principio. Che cosa ci fai qua giù? Oh, le mie scuse. Se parli sempre da solo puoi raccontarti le storie nell'ordine che preferisci. C'è un manufatto in quel deposito che è molto importante. Devo recuperarlo, ma come avrai notato la porta non vuole cedere. Ho preso uno di quegli anelli rotondi dalla parete di fianco alla porta. Niente. Sono tornato al pannello col pulsante. Anche peggio. Il mio piccolo esperimento ha fatto allagare la stanza. Un po'. Già. Ho premuto ancora il pulsante. Forse con troppo entusiasmo. Scintille fumo. Ovviamente sono venuto qui a indagare. I miei passi attenti potrebbero aver contribuito un po' al crollo di un ponte.
Quando il ponte ha iniziato a crollare, per via della fretta devo aver abbandonato quella specie di anello ingombrante alle onde. E quando ho deciso di rinunciare, la porta si è chiusa alle mie spalle. Ed è così che arriviamo alla situazione attuale. Hai detto qualcosa su un manufatto? Certo. Quel deposito è pieno di tesori appartenuti ai predecessori. E uno in particolare mi ha attirato. Uno specchio molto intricato. Ho già visto una cosa simile una volta. La mia cara mamma me la portò da... ovunque fosse andata. Ricordo che l'ho preso, che l'ho fissato e... mi sono visto e... mia madre era alle mie spalle, sorrideva. E uno di quegli specchi è dentro... al deposito? Oh, sì, ne sono certo. Ho guardato dentro a quella stanzetta buia ed eccolo. Ne cercavo uno da molto tempo. Io... sì, stavolta lavoro di sicuro. Beh, non c'è modo di entrare nel deposito senza un altro anello. È parte del meccanismo di chiusura che controlla la porta. Dici davvero? Beh, è fantastico allora. Meraviglioso, sì. Io ho due mani. Tu hai due mani. Perfetto. Salvatrice, mia salvezza. E se vuoi, perché no? Certo che lo vuoi. Mia complice. Insieme quell'anello sarà nostro e con lui il deposito e i suoi tesori. Non hai detto di averlo fatto cadere in acqua? Beh, lo ammetto, è un fattore che aggiunge un livello indiscusso di complessità alla missione. Così hai trovato il pannello che controlla l'acqua? No, per puro caso. E poi hai rotto il pulsante? Sempre per puro caso. Quel pannello è l'unico modo per spegnere questo posto, da ciò che so. Non sarà affatto facile. Saresti sorpresa di trovare le parti che ti servono lì dentro. Il deposito è pieno fino in cima. Io non lo sapevo. Ok, dobbiamo sostituire l'anello ed entrare nel deposito. Poi aggiusto il pannello e spengo questo posto. E poi finalmente potrò mettere le mani sul mio specchio. Ok, Gilden. Come recuperiamo l'anello? È quello che dicevo, due paia di mani, amica, due paia di mani. Dietro di noi ci sono due gigantesche porte, ma credo che debbano essere attivate nello stesso momento. Insieme possiamo svuotare questo posto. Allora è meglio iniziare. Immagino di sì. Acque agitate. Non posso di certo... Giù, ragazza, la vedi la valvola? Ora tocca alle nostre mani. Penserò io a questa. Dall'altra parte c'è un'altra valvola per chiudere la porta. Ti spiacerebbe raggiungerla e occupartene? Che ho fatto di fino alla una vasca di acqua stagnante. Carina. Ce l'hai fatta! Ora afferra la valvola e falla girare! Va bene. Un altro po' e dovrei riuscire a far muovere quella dannata porta. Dovresti riuscire ad abbassare la porta ora. Hai ragione. Ora, quando chiudo questa porta, dovrei girare di nuovo la valvola. Dovrebbe sigillare questo posto. Una porta è chiusa! Siamo a metà strada, allora. Alla seconda porta.
La scala è un oggetto raro e speciale, ragazza. Si può usare per arrivare esattamente dove devi andare. Non un passo oltre! Scommetto che le valvole per la seconda porta sono proprio sopra di qui. Ora, come facciamo a salire? Darò un'occhiata in giro. Vediamo cosa trovo. Sembra che possa saltare su quella piattaforma instabile e arrugginita. Così potrei anche salire. La corrente è troppo forte. Non posso risalirla. È meno rinfrescante di quanto sembri. Bel salto! Bello? Ma che dico? È stato stupendo! Non ho mai visto una tale noncuranza della sicurezza personale. Grazie, credo. Porgeti avanti, sta attenta! Non vorrai annegare in queste rovine, vero? Sei vicina, ragazza. Ora supera il baratro. Ah, sei proprio sopra di me. Fai scendere quella scala. Attenzione! Ora che l'abbiamo già fatto, dovrebbe essere facile come cadere in un buco. Se prendessi la valvola dall'altra parte... Se è così anche dall'altra parte, forse dovrei cercare un tunnel di accesso. Questo è il mio genere di scatto. Mille piccoli progetti, un milione di fattori minuti e indistinti. Gilden.
Bene, Gilden, gira la valvola! No, non funziona! Dannazione, pesa! Guarda dietro di me! Vedi qualcosa di grande e... rotto? Non posso saltare al contrappeso da qui. Ma potrei arrampicarmi più in alto e arrivarci sopra. In basso per saltare. Puoi farcela! Vediamo un altro di quei salti folli! No! L'ho uccisa! Gilden, cosa hai combinato stavolta, Ranzani? Sto bene! Fatto! Possiamo andare! Bello spettacolo! Vederti balzare da una trappola arrugginita a una... C'è ancora acqua, ma è bassino, no? Dov'è quell'anello? Bella domanda. Beh, almeno ora dovrei riuscire a nuotare. Celermorso! È un celermorso! È molto, molto grande, un celermorso! Lo vedo, Gilden! Molto grande, molto, molto grande! Levati di mezzo! Mi sto graffiando!
Avevi ragione. Questa cosa ha inghiottito l'anello. Ah, ah! Ecco l'intuito del vecchio Gideon in azione. Non mi delude mai. Certo, a volte sceglie soluzioni complesse, ma... non importa. Ora al deposito. Ai tesori! Che c'è qui? Altri tesori del mondo antico, forse? Questo posto è pieno di sorprese. Diamo un'occhiata? Ma non volevi entrare nel deposito? Non vedo l'ora! Chi? Che cosa stai facendo con le mani? Pazzesco, funziona! Credevo avessi perso la testa a gesticolare così. Ma dov'è finito? Andiamo. È finita. Suoneremo insieme e quanto? Altre due volte, forse? No. Shelly, tu e addio. Con una reunion fra 6 mesi. Le band fanno tutte così. Per i nostri amati. Non credo di averne visto una. È così difficile restare in contatto, Shelly. Faremo pratica nel loro spazio. Dicono tutti così. Ok, aggiustiamo il pannello e spegniamo questo posto. Gideon. Va tutto bene? Sono sicuro, l'ho visto. Lo specchio, io... ne ero sicuro. Qui, alla finestra. Era... certo. Un gioco di luce, nient'altro. Mi spiace, Gideon. Era importante per te. Beh... quanto qualsiasi altro manufatto dei predecessori. Sto bene, va bene. E poi... cosa sono i tesori in confronto allo scavo? È per questo che lo facciamo. Lo scavo, non i tesori. E che scavo è stato? Per la grande forgia fiammante non lo scorderò mai. Va bene, ora... dobbiamo occuparci di qualche riparazione. È molto più carino, no? Che significa? Che ha funzionato. Beh.
per la forgia. Sei fantastica! Te lo dicono spesso? Secondo me la risposta è sì. Me l'hanno detto un paio di volte. Oh, fa la modesta! Maestra delle arti dei predecessori, un'esploratrice che mette in ombra l'intera conquista e fa la modesta! E io non ho fatto tutto da sola, Gilden. No. No, immagino di no. Quindi cosa farai? Tornerai nella conquista? E privare la gente di Ultimo Canto della storia di questo incontro, neanche morto! E resterò qui un altro po'. Ma una storia raccontata meglio dai suoi protagonisti. Vieni a darmi una mano? L'acqua è bassa. E a giudicare dal suono, credo che Lowlight sia già sul posto. Non scherzava sul suono. Deve essere l'entrata di Gran Fracasso. Sembri felice di poter suonare. Non so cosa hai fatto, ma l'acqua si è ritirata nel giro di una breve canzone. Cosa ne pensi della musica? Non avevo mai sentito nulla del genere. Perché non esiste un posto con una tale risonanza, una tale intonazione che ti scuote le ossa con potenza. E ovviamente nessun altro conosce tubi del genere. Li ho imparati a orecchio ancor prima di imparare a camminare. Grazie per aver rimosso l'acqua. Non solo per me, ma per i miei antenati e i loro canti. Ecco, tieni pure, quale segno di gratitudine.